Uomini e donne oggi, primo mesiversario per Alex e Alessandro. Uomini e donne, l'extronista Alex Migliorini e Alessandro D'Amico sempre felici e insieme. Alex Migliorini ha partecipato al programma Uomini e donne di Maria De Filippi, con la speranza di trovare qualcuno che lo facesse innamorare sul serio. E sembra che abbia ottenuto e trovato ciò che da tempo stava cercando. È passato un mese dalla scelta del tronista Alex Migliorini, il quale ha ricevuto un sì dal corteggiatore Alessandro D'Amico. La loro intensa e forte complicità è emersa fin da subito. Da quel momento i due ragazzi non si lasciano mai e approfittano di ogni istante per poter stare insieme. Oggi hanno festeggiato un mese e entrambi si sono dedicati una foto e poche righe per manifestare il loro amore. Alex Migliorini ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto mentre bacia il suo fidanzato durante una serata in discoteca. L'extronista ha inoltre aggiunto la didascalia "Uno mese di noi", inseparabili dalla scelta. Ti amo. Con un cuore a seguito. Non è mancata la risposta del suo fidanzato Alessandro, il quale ha pubblicato un'altra foto sempre della stessa serata, con la didascalia "Uno mese di noi" e sempre più convinto. I due ragazzi dimostrano ogni giorno di essere sempre più convinti l'uno dell'altro e di provare dei sentimenti veri e fondati. Ovviamente non mancano polemiche, ma molti invece sono i fan che appoggiano la coppia. Tra i commenti infatti si nota l'entusiasmo e la felicità provata dinanzi allo scatto pubblicato. Tutti si congratulano con i due ragazzi per la sincerità che dimostrano e per i sentimenti puri e veri. Uomini e donne, Alex e Alessandro uniti più che mai. Il programma di Maria De Filippi ha deciso per la seconda volta di dedicare uno spazio al trono gay, dopo il successo ottenuto dal primo. Claudio e Mario avevano al proprio seguito un numero di fan spropositato, sebbene questo sia diminuito a causa delle scoperte e dichiarazioni avvenute dopo il trono. Per quanto riguarda Alex ed Alessandro, sembrerebbe invece che i due ragazzi non abbiano mai giocato o finto nei confronti dell'altro. E lo stanno dimostrando ogni giorno che passa. Non ci resta che augurare loro il primo di una lunga serie di mesi insieme.